Su Alitalia ancora problemi tra maggioranza ed opposizione. Berlusconi comunque incontra Bossi per spiegare lo stato dei contatti sia con Air France che con Lufthansa. Come si ricorderà, la Lega Nord ha sempre sottolineato il fatto che Milano Malpensa debba rimanere un hub per la compagnia. Sentiamo Roberto Cota della Lega. Prendiamo anche atto del fatto che la scelta del partner non è definita perché oggi Lufthansa ha manifestato una disponibilità e abbiamo anche affidato al sottosegretario Castelli il compito di valutare il piano industriale complessivo di ICAI. È evidente che chi pensa di far volare una compagnia senza considerare Milano come un hub è destinato a ripetere gli stessi errori di Alitalia e quindi va incontro ad un fallimento dal punto di vista industriale. Nel frattempo Alitalia incontra i sindaci di Milano e di Roma per ribadire che non esiste alcuna discriminazione tra i servizi che riguardano le due città. Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno. La nostra proposta è una proposta di complementarità Roma-Milano. La CAI ci dice che allo stato attuale ha soltanto in mano l'offerta di Air France e il piano industriale complessivo ci sarà presentato il 20. Quando vi è la coesione, quando vi è la volontà di lavorare per il bene dell'Italia e non per questo o quell'interesse particolare, i risultati e la coesione trionfano. Le opposizioni comunque non approvano la maniera di operare del governo e denunciano il fatto che, secondo loro, Alitalia si trova attualmente al punto di partenza e mentre Berlusconi e Bossi a Milano si chiarivano, a Roma Veltroni teneva una conferenza stampa. Prodi aveva venduto all'Italia con una procedura di evidenza pubblica regolare e all'Italia si sarebbe trovata a far parte da protagonista di un gruppo internazionale e soprattutto i cittadini italiani non avrebbero pagato 3 miliardi di euro di passività. Invece il governo Berlusconi ha svenduto all'Italia Air France. Un governo che ha fatto st'operazione mai vista, un'operazione industriale così fallimentare, non la ricordo, per ragioni puramente elettorali, io credo che un paese normale si andrebbe a casa.